Dato che abbiamo tirato in ballo la regione, De Magistris, lei sa che io da ormai forse direi da mesi dico che bisognerebbe che vi parlaste, che faceste AS, perché credo che la regione Campania ha delle difficoltà enormi. Ma lo so, lei infatti già me l'ha detto più volte. Venerdì, peraltro, invece De Luca ha parlato di lei nella sua diretta settimanale. Sentiamolo un momento, così vediamo quali sono i termini dei rapporti. Che fosse chiaro a tutti che qui in Campania non c'è nessuno che stia litigando, che la regione è tutta concentrata sul lavoro e che c'è soltanto a Napoli un imbecille che litiga da solo o che cerca di fare sciacallaggio o aggressioni per farsi pubblicità, per nascondere la propria nullità amministrativa e per nascondere il fatto che non ha mosso un dito nel corso di un anno per dare una mano a contrastare il contagio. De Magistris, sono accuse gravissime, cioè è Posso? abbastanza incredibile che due livelli istituzionali si parlino in questi termini. A me, nei miei occhi, sarà un'illusa, ma No, a me sembra Mirta, incredibile. però io chiedo scusa, se voi fate vedere integralmente quel monologo. Presidente della Regione insulta e non racconta fatti, e in quella trasmissione ha insultato il Ministro degli Esteri, il Ministro dello Sport, il Ministro Bonafede, il Ministro della Salute, il Sindaco di Napoli, ha intimidito giornalisti minacciandoli di querela, in un altro monologo se l'era preso con le mamme, con una bambina, con la città intera, con i giovani. Io sono uno che esprime opinioni che possono essere anche le più non condivisibili, ma non scendo mai a livello di insulti e mi sottopongo a tutte le domande. Quindi è inutile che mi chieda ogni volta perché non dialogate, perché io nonostante gli insulti le dico che se il Presidente convocasse una riunione io interrompo la trasmissione e vado a incontrare il Presidente. Però di fronte a insulti, imbecille, scemo del villaggio, sedicente sindaco, mi perdoni, non è il duello tra De Magistris e De Luca, sai, ormai è un monologo di De Luca contro tutti. Facciamo prima a dire qual è l'elenco delle persone che non vengono insultate. E insomma, c'è anche un limite alla decenza. Io faccio il sindaco, sono un cittadino, sono un ex magistrato, questo si mette davanti a una telecamera e insulta mezze istituzioni del nostro paese. Cioè, non penso può andare avanti così a lungo, non è Allora, un'assenza di Purgatori, dialogo, è un monologo.